il predestinato. Ormai qua in Italia tutti lo conoscono così. Ci sono tanti modi in cui puoi essere un predestinato. Puoi essere un predestinato sui kart, mentre te le dai di santa ragione con l'avversario di sempre. Ruota contro ruota, campionato contro campionato. Lui ti butta fuori e tu fai il kamikaze dopo il traguardo. Risultato? Squalificati tutti e due. Nothing, just an incident. Quell'avversario lì sarà poi per sempre il tuo avversario. È il tuo destino. Quell'avversario si chiama Max Verstappen. Puoi essere un predestinato in Formula 2, quando collezioni pole position come se fossero caramelle. La prima all'esordio in Bahrain. Scendi in pista, fai un tempone al primo tentativo e rimani ai box. Del fatto che sei un rookie non te ne frega niente. E poi continui, una pole position dietro l'altra, finché non diventano 8 pole su 11 gare. E il titolo? Lo vinci, ovviamente, perché sei un predestinato. Puoi essere un predestinato a soffrire, perché prima o poi capita a tutti. Ma a te è capitato prima. Esiste un motivo? No, certe cose accadono e basta. E se sei un pilota, continui a fare quello che sai fare meglio. Corri, più veloce di tutti. E allora continui a correre anche quando finisce in coma Jules Bianchi, l'amico di famiglia che ti ha tenuto per mano mentre entravi nel mondo delle corse. Continui a correre perché la sua strada in Ferrari adesso diventerà la tua. Continui a correre quando ad andarsene via non è un amico, è tuo padre. Cacci dentro le lacrime, le chiudi a chiave chissà dove e prendi un aereo verso Baku. Il capo della Ferrari ti guarda e ti dice: ma tu cosa ci fai qui? Continua a correre, è la risposta. Ti infili prima la tuta, poi il casco, accendi la tua Formula 2 e inizi a sfiorare i muretti di Baku, uno dopo l'altro, senza sosta, senza pietà, perché il destino di pietà non ne ha avuta con te. Conquisti tutto, pole position, giro veloce, vittoria. Perché sei predestinato, questa volta, a trattenere le lacrime e cambiare le marce. Questo è quello che fa un campione. Puoi essere un predestinato a incantare il mondo della Formula 1. Lo fai al volante di una Sauber, con le gomme da asciutto, sul bagnato, per passare al Q3. La stagione è già finita, hai già firmato il contratto con la Ferrari, nessuno ti chiede nulla in più. Ma quello è il tuo destino, incantare. Puoi essere predestinato a distruggere la carriera di una leggenda. Lui ti dà la scia a Monza, tu fai la pole e poi non gli restituisci il favore. L'istinto del campione, direbbe qualcuno. La scorrettezza, direbbe qualcun altro. Ma tu vuoi tutto e lo vuoi subito. E allora, mentre la leggenda finisce in testa coda, tu ti guadagni l'amore eterno di tutti i ferraristi vincendo a Monza. Al volante di una Ferrari, con la Mercedes di Lewis Hamilton attaccata al culo per tutta la gara. Puoi essere un predestinato a rosicare. Sì, anche quello. Perché guidi una Ferrari deludente dietro l'altra e devi fare i salti mortali per arrivare quarto, mentre il tuo avversario di sempre si gioca il campionato del mondo di Formula 1 per 3 volte e per 3 volte lo vince. Tu invece una macchina da mondiale ce l'hai avuta solo per 6 mesi. Fai le pole, vinci le gare, ma poi inizia a rompersi il motore, sbagliano le strategie, gli aggiornamenti, tutto quello che si può sbagliare. Puoi essere un predestinato al record che nessuno vorrebbe. 23 pole position, il numero più alto per chi non ha mai vinto un mondiale. 23 pole e solo 5 vittorie. Un numero amaro, un destino amaro. Al punto da iniziare a pensare di essere il predestinato a essere sfortunato. A qualunque cosa tu sia predestinato, tu continuerai a lottarci insieme al tuo cavallino rampante. Perché tu, in realtà, sei Charles Leclerc.